Ho perso la mia bambina di 4 anni e mezzo e il mio compagno di 42. Io mi sono salvata per miracolo perché un pazzo ai 200, dicendo che non ci ha visto, ci ha completamente buttato fuori strada. C'è chi ha perso un figlio, un marito, chi un'intera famiglia, come Silvia, sterminati, inghiottiti dalla strada della morte. Così è conosciuta la Romea, è tra le più pericolose d'Italia, e il tratto che collega l'Emilia-Romagna al Veneto. Un bollettino che fa paura, 17 morti ogni 100 chilometri. Negli ultimi 5 anni di vittime se ne contano 37, 4 solo nell'ultima settimana. Due camionisti morti nello scontro frontale tra i loro mezzi e poi, 2 giorni fa, un nonno e il nipotino di 4 anni erano su una Panda che si è schiantata, anche questa contro un tir. Questa è la strada più vecchia d'Italia, cioè questa è la strada che da Santa Maria di Leuca a Trieste non ha varianti di traffico. Sulla Romea non c'è niente, né circonvallazioni interne né circonvallazioni esterne. I parenti delle vittime distribuiscono volantini, ricordano i loro familiari, chiedono da tempo interventi mirati per migliorare la viabilità in questo tratto di costa adriatica. Basterebbe poco, dicono, per salvare delle vite.